Allora, buongiorno a tutti. Io sono Matteo Bortolon della Fionda. Siamo qui per il progetto L'Urgenza con Domenico Cerabona. Ciao Domenico, grazie di Ciao. esserti aggiunto a noi. Oggi con Domenico parliamo, che è attivista, militante, studioso di fenomeni politici. Parliamo un po' del movimento Momentum che ha un po' rinnovato la politica britannica, in particolare la politica del Labour britannico. Intanto, Domenico, se ci vuoi un po' introdurre il tuo interesse verso questo movimento, da cosa è derivato, perché l'hai trovato qualcosa che fosse di particolare o di speciale, ci possa dire qualcosa? Com'è che ti sei approcciato in prima istanza? Sì, innanzitutto grazie per l'invito. Ma diciamo che io ho iniziato nell'estate del 2015. Io sono sempre stato appassionato di politica britannica. Ho fatto anche la tesi di laurea sul modello Westminster, in particolare sul governo d'ombra. Quindi diciamo che ho sempre seguito con interesse la politica britannica, in particolare il Partito Laburista. Ovviamente il 2015 è stato un anno un po' tragico, se vogliamo, per il Partito Laburista, perché appunto dopo la sconfitta inaspettata, secondo tutti i sondaggisti di Miliband, in quelle elezioni del maggio 2015, il Partito Laburista era particolarmente nel caos, e nel caos di quell'estate abbastanza travagliata viene fuori questa figura un po' particolare di Corbyn. Io, insieme ad altri amici e compagni con cui seguiamo la politica britannica, in particolare Federico D'Ambrosio, Roberto Volpe, Cosimo Serpolla, Pietro Moroni e Stefano Poggi, con cui già all'epoca ci confrontavamo sulla politica britannica, abbiamo iniziato a seguire con interesse Corbyn e quella campagna particolare nata in maniera un po' rocambolesca per la leadership del Labour, e quindi poi di conseguenza tutto quello che stava attorno alla campagna alla leadership di Corbyn diciamo che Momentum è immediatamente, già da diciamo l'autunno del 2015, si staglia come una delle cose più interessanti del panorama politico britannico in quel momento, proprio per il modello organizzativo che si era dato, e anche per, diciamo, perché è un mix particolare, nel senso che per come è stato rappresentato spesso diciamo, anche soprattutto dai media britannici, ovviamente, ma quindi poi come traslato anche da quelli italiani, è stato rappresentato anche come un movimento esclusivamente composto da giovani che si organizzava solo sui social, che faceva un attivismo un po' velleitario. In realtà, Momentum è stata una cosa un po' più complessa, che nasce dalla mente di John Lansman, che è tutt'altro che un ragazzino, ma che è uno storico militante della sinistra laburista, della sinistra britannica, ed è insieme a Corbyn, diciamo, un allievo, un discepolo di Tony Benn, lo storico leader della sinistra laburista. E diciamo, Lansman ha appunto l'idea di portare la battaglia esterna del movimento esterno al partito laburista dentro l'agone politico dell'Ebur, con un'organizzazione strutturata che sì, aveva ha avuto un importante ruolo sui social e sull'esplosione del fenomeno Corbyn attraverso Facebook, Twitter e tutti gli strumenti diciamo più innovativi, però che si è data una struttura organizzativa, se vogliamo, addirittura gramsciana, con diciamo delle sezioni locali che affiancavano le sezioni del Partito Laburista, che si dava come obiettivo di andare a votare e sostenere candidati anche nei singoli circoli del Partito Laburista, nei Constituency Labour Party, che sono le strutture dove poi si votano le mozioni che vengono portate alla conferenza annuale, che è l'organo
che decide la linea politica del partito, sono gli organi dove si fa la selezione dei candidati per il Parlamento e per tutti gli enti locali. Quindi diciamo che l'Ansman è, diciamo, tutto il gruppo che si raduna attorno a lui, fa un lavoro strutturato sul territorio, ed è per questo che Momentum è uno strumento interessante, perché diciamo gioca sul doppio livello fuori dentro, quindi non è solo una corrente del partito laburista, ma si occupa, cerca di portare dentro anche quello che c'è fuori dal partito laburista, anche perché il 2015 e poi di conseguenza anche nel 2016, quando ci sarà di nuovo l'elezione per la leadership, perché Corbyn viene sfiduciato dal gruppo, sono le prime due elezioni in cui per la leadership votano anche i sostenitori, quindi non solo gli iscritti al partito laburista e ai sindacati, ma anche coloro che si iscrivono pagando 2 sterline nel 2015, 25 nel 2016. Però diciamo che appunto il ruolo di Momentum è anche quello di tenere vicino, portare dentro coloro che non sono iscritti al partito laburista. Quindi diciamo come mai hanno aumentato così tanto? No, piccolo dettaglio insignificante, ma da 2 hai detto a 25? Sì, perché diciamo nel tentativo nel 2016 di Corbyn, siccome appunto la destra, il centro del partito controllavano ancora il NEC, NEC, il National Executive Committee del partito laburista, in quella sede, nella seconda elezione, nel tentativo di ostacolare l'entrismo, veniva detto, degli extra parlamentari nell'elezione, cercarono di alzare il beneficio della partecipazione. In realtà poi nel 2016 si iscrissero più che nel 2015, nonostante l'aumento. C'è da dire, per essere completamente onesti, che nel 2020, quando poi c'è stata l'elezione di Starmer, e questa volta era la sinistra a controllare il NEC, comunque mantennero le 25 sterline questa volta per contrastare, diciamo, chi si iscriveva per votare Starmer. Quindi diciamo che queste cose sono state perpetuate anche dalla sinistra. Però diciamo che nel 2016 ci fu questo tentativo, e diciamo e Momentum fu decisiva per mantenere viva la leadership del partito, cioè la leadership di Corbyn, proprio perché, e questo è stato il vero problema di Corbyn, e dall'altra parte il motivo per cui il Momentum è stata così importante, perché Corbyn era molto debole all'interno del partito, in particolare nel gruppo parlamentare, mentre invece aveva un sostegno popolare altissimo, molto tra gli iscritti e i militanti e nel movimento generale, il movimento laburista in maniera più ampia, e quindi diciamo che il ruolo di Momentum è stato proprio quello di sostenere la leadership di Corbyn. Diciamo uno dei momenti, se vogliamo, più significativi secondo me di questo impegno di Momentum è stato, sento fortissimo il disturbo dal tuo microfono, non so se puoi, adesso meglio. Uno dei momenti più importanti secondo me, cioè più significativi del ruolo di Momentum, è stato nel dicembre 2015, quando c'è stato il voto sull'intervento militare in Siria, in cui la destra del partito, capitanata da Tony Benn, che in quel momento era il ministro ombra degli esteri del partito laburista, diciamo si schierò sulla linea opposta rispetto a Corbyn a favore dell'intervento. Diciamo quello fu un tentativo di dimostrare plasticamente quanto Corbyn fosse in minoranza su un tema importante come la politica estera, la difesa, rispetto al gruppo parlamentare, e Momentum organizzò una campagna di pressione sui singoli parlamentari, perché come sapete lì c'è ci sono i collegi uninominali con l'uninominale secco, quindi diciamo le constituency sono molto piccole, quindi diciamo che è anche tra virgolette più facile fare pressione sui singoli parlamentari, e Momentum organizzò
diciamo mail bombing o in generale pressione nel senso che iscritti e militanti del Partito Laburista scrivevano al proprio parlamentare dicendo che erano contrari all'intervento in Siria, erano a favore della linea di Corbyn, e questo diciamo spostò di molto gli equilibri. Tanti di coloro che erano intenzionati a votare in dissenso rispetto a Corbyn hanno ceduto, anche perché appunto Momentum dalla fine del 2015 per fino almeno tutto il 2019 era spesso aveva ottenuto il controllo di tantissime sezioni locali e di tutti diciamo i gangli del partito, quindi chiaramente proprio perché il sostegno di Corbyn all'interno del Partito Laburista era molto ampio, quindi diciamo che a un certo punto, specialmente dopo la seconda elezione nel 2016, per la minoranza, l'elezione del 2017, scusate, per la minoranza diciamo la destra del Partito Laburista, era chiaro che il controllo da parte il controllo degli iscritti era, cioè gli iscritti erano a favore della linea di Corbyn, quindi diciamo il Momentum è stato decisivo per questo anche in tutte le elezioni interne, appunto le elezioni del National Executive Committee. C'è stato un momento che la lista di Momentum aveva eletto tutti i candidati che aveva, cioè tutti i candidati, quindi controllava completamente l'NSC, tant'è vero che a capo ci andò lo stesso John Lansman alla conference. Specialmente in quella del 2018, quella del 2019 è stata un po' più complicata, ma la conference del 2018 era quasi totalmente controllata da Corbyn e i delegati, soprattutto per quanto riguarda la sezione degli iscritti. Quindi diciamo che Momentum è stato decisivo nel consolidare la leadership di Corbyn, specialmente in contrapposizione al gruppo parlamentare, dove nonostante la sconfitta elettorale del 2019, il Socialist Campaign Group, che è diciamo il gruppo, il sottogruppo di parlamentari di sinistra del Partito Laburista, è quasi raddoppiato, diciamo, è passato da circa una ventina, poco più di 20 o intorno ai 20, a 36 al momento. Chiaramente nonostante la sconfitta elettorale, perché molti sono stati hanno perso il collegio nel 2019, se no altrimenti sarebbe stato un numero molto più ampio. Se consideriamo che per decenni la sinistra laburista faceva fatica a presentare un candidato perché non aveva le firme necessarie, il sostegno necessario all'interno del gruppo parlamentare, adesso invece la situazione è un po' diversa, anche se proprio per questo all'ultima conference Starmer ha fatto approvare con l'aiuto di una parte dei sindacati un aumento della percentuale di parlamentari richiesta per essere nominati alla corsa della leadership, proprio perché con le vecchie regole, quelle che aveva istituito Miliband, era, diciamo, i numeri della sinistra erano autonomi per presentare autonomamente un candidato. Ok, benissimo, mi sembra ci hai fatto un quadro molto interessante di come questo movimento abbia influito sulla situazione. Ti chiederei di approfondire come questo dinamismo di Momentum, che modello organizzativo ha avuto, se aveva una struttura centralizzata, un comitato direttivo, un capo delle sezioni, delle articolazioni, cioè come si sono organizzati proprio da questo punto di vista. Ma ti dico, perché io ho intervistato, ti accennavo prima, ti ho intervistato Laura Parker, che è stata coordinatrice nazionale di Momentum per fino appunto all'elezione del 2019. L'ho intervistata per il podcast che io e Federico D'Ambrosio abbiamo, faccio un po' di pubblicità, ne approfitto, si chiama Very British Podcast. Quindi se avete poi voglia di approfondire meglio, sentite direttamente lei lo spiega meglio, diciamo, come è nato il momento. Poi diciamo che l'idea di Lansman, appunto di John Lansman, è stata quella di mettere insieme tutte quei movimenti, quelle associazioni, quei singoli gruppi che si erano creati durante la campagna del 2015 un po' per caso, no? Perché appunto, come dicevo, nel 2015 c'era molta confusione all'interno della base laburista per
diciamo, in seguito alla sconfitta elettorale, le dimissioni di Miliband, non si capiva tanto bene dove sarebbe andato a finire il Partito Laburista. Tanti gruppi della sinistra, largamente intesa, hanno iniziato a sostenere Corbyn un po', diciamo, in maniera eterogenea, senza un coordinamento. Però l'idea che ha avuto Landsman è stata quella di, diciamo, raccogliere i dati, raccogliere tutte le persone che si erano schierate con Corbyn e, diciamo, cercare di portarle al denominatore comune in questo nuovo strumento che, appunto, doveva essere una sorta di collegamento tra dentro e fuori il Partito Laburista. Però diciamo che il momento si è quasi subito dato come regola quella della doppia tessera, cioè che i tesserati di Momentum dovevano tesserarsi anche al Partito Laburista, proprio perché l'idea che sta alla base, diciamo, diciamo, delle teorie di Landsman, che però si porta dietro appunto dalle storiche battaglie di Tony Benn, che a sua volta diciamo, aveva ripreso da Ralph Miliband, il padre di Ed Miliband, che è stato uno storico marxista di professione, ma che era anche, diciamo, il teorico della necessità di togliere potere, diciamo, al gruppo parlamentare laburista per spostarlo sulla base. Quindi diciamo che è un po' il cruccio di tutta la sinistra laburista storicamente di formazione benniana, diciamo, e quindi John Landsman era quello proprio di organizzare la democrazia interna del Partito Laburista in modo di spostare sempre più il centro di potere dal gruppo parlamentare, dalla leadership alla base. Quindi diciamo che tutti anche i progetti di riforma che vengono portati all'interno delle regole interne del Partito Laburista e, diciamo, tutto il modello organizzativo di Momentum è quello di, diciamo, di dare sempre più potere agli iscritti. Per questo, come dicevo, Momentum si organizza poi su base locale, affiancando le sezioni del Partito Laburista. Quindi dove c'è una sezione del Partito Laburista ci doveva essere anche, in teoria, dove si riusciva quasi ovunque, c'è stato un momento in cui era quasi ovunque, a organizzare anche una sezione di Momentum che, tra virgolette, occupasse la sezione del Partito Laburista, e questo, appunto, ha portato allo spostamento a sinistra della base laburista. È anche un incremento importante della base laburista, perché quando Corbyn, alla fine, diciamo, della leadership di Corbyn, gli iscritti si sono quasi raddoppiati, quindi si è passati da circa 200.000 a circa 600.000 quando si dimette Corbyn. Quindi diciamo che questa attività di, diciamo, di proselitismo è stata fondamentale. Chiaramente Momentum si dà come obiettivo anche quello, ovviamente, di coinvolgere le nuove generazioni che per la prima volta si interessano di politica in occasione della leadership laburista. In questo, ovviamente, è straordinario, nel senso che sia nel 2017 ma anche nel 2019 il Partito Laburista ottiene delle maggioranze bulgare tra gli under 35, ed è una forbice incredibile. C'è una distanza incredibile tra i conservatori e i laburisti in queste fasce di età. Questo proprio perché diciamo, tutte le proposte radicali di Corbyn sono indirizzate a quelle fasce della popolazione. Momentum organizza una mobilitazione online, ma anche offline, sulle tematiche, diciamo, soprattutto delle problematiche giovanili. È una delle cose più interessanti che organizza Corbyn, il Momentum, è il The World Transformed, che è diciamo, quasi una contro-conference in occasione delle conference nazionali che negli anni di Corbyn si sono tenute a Brighton e a Liverpool. Momentum organizza, appunto, questo Momentum e anche altre associazioni, insieme con l'aiuto dei sindacati e di alcune riviste, organizza questa, appunto, sorta di contro-conference in cui, durante i giorni di
dell'appuntamento della conference ufficiale. Ci sono questi eventi con relatori sia laboristi che esterni, internazionali. Ci sono stati gli interventi anche da remoto di Sanders, Varoufakis e altre personalità in cui appunto si promuovono idee, dibattiti, ma anche poesia, letteratura, momenti più conviviali in cui però diciamo vengono proposte idee più radicali, viene data la voce a istanze più diciamo meno mainstream, che però negli anni della leadership laburista piano piano conquistano anche la base laburista. Ci sarà nel 2018, se voi guardate i video della conference del 2018, ma anche di quella del 2019, quando inquadrano le prime file, hanno quasi tutti il braccialetto di The World Transform. Quindi vuol dire che quasi tutti quelli che vengono inquadrati in qualche modo erano passati per un evento di questo festival. E anche una cosa abbastanza straordinaria, l'ultima conference, quella che c'è stata da poco, alla fine di settembre del 2021, sempre a Brighton, nonostante appunto gli attacchi e anche un po' la difficoltà della sinistra laburista, The World Transform è stato organizzato con le solite, diciamo, con le stesse modalità, e gli eventi, in particolare quelli dove sono intervenuti Corbyn e gli altri membri del Socialist Campaign Group, sono stati degli eventi partecipati in maniera straordinaria, sempre con la presenza di tantissimi giovani, e quindi diciamo che danno un segnale di vitalità importante della sinistra laburista e di momentum in generale, che ha vissuto dei momenti di difficoltà, ovviamente, dopo le elezioni, dopo diciamo l'elezione del 2019 e l'abbandono di Corbyn. C'è stata una divisione all'interno del movimento su chi sostenere in occasione della leadership, cioè delle elezioni della leadership. Ufficialmente Momentum ha sostenuto con un'elezione interna, ha deciso di sostenere Rebecca Lombelli come leader e Angela Rayner come deputy leader. Però in realtà il movimento era abbastanza spaccato su cosa fare, tant'è vero che molti diciamo alcuni dei leader di Momentum hanno sostenuto Starmer. Quindi diciamo che c'è stato un momento di difficoltà in cui anche le elezioni interne Momentum non si è presentata unita, non si è presentata unita con altre parti della sinistra del Labour in occasione di elezioni come quelle del NEC, e quindi ci sono state anche delle sconfitte pesanti. Però diciamo che, passato il primo momento di shock, diciamo, c'è stato un tentativo di riprendere le redini, e adesso appunto in generale la sinistra del Labour, per quanto sia in difficoltà all'interno del gruppo parlamentare, e in particolare nel rapporto con la leadership, in realtà, da quello che posso vedere io dall'osservatore esterno, dà degli importanti segni di vitalità, e quindi soprattutto per il fatto di essere sostenuto da una generazione, sostanzialmente, da tantissimi giovani che comunque si rendono, cioè sono paiono convinti che, nonostante le sconfitte di Corbyn, la necessità di una politica radicale sia necessaria. Credo che, diciamo, quella è una forza con cui la leadership laburista dovrà fare i conti, soprattutto quando poi ci si avvicinerà di più alle elezioni, perché Momentum è stato uno strumento straordinario di campagna elettorale, sia sul territorio organizzando le campagne elettorali sui cosiddetti marginal seat, cioè su quei collegi che sono in bilico e che quindi è importante vincere, su cui è importante fare campagna elettorale. Quindi Momentum organizzava
il car sharing, i carpooling per andare, per spostarsi e andare su quei collegi, organizzava, c'era un sito bellissimo in cui tu mettevi il tuo indirizzo e ti diceva qual era il collegio marginale più vicino a casa tua e ti diceva come arrivarci, quali erano gli orari in cui si poteva andare a fare campagna. Poi ovviamente ho organizzato una campagna online sui social che ha prodotto dei video virali che sono stati straordinari. Quindi diciamo che è una forza, una generazione con cui la leadership laburista deve tenere conto, anche perché appunto diciamo è una fascia di elettorato di cui il Labour non può fare a meno, anche perché è quasi l'unica che vota compattamente per il Partito Laburista. Ecco, a questo punto ti chiederei un po' come terzo punto, anche approfondendo aspetti che hai già nominato, in particolare sarebbe interessante capire come hanno fatto a avere tutto questo coinvolgimento di fasce giovanili, hai parlato di campagne sui social, eccetera, eccetera, e anche in termini prettamente organizzativi, cioè come conciliano una, se non ho capito male, una certa libertà di azione del gruppo locale, ma anche prendendo decisioni collettive su chi sostenere. Su questi aspetti, cosa ci insegna Momentum? Quali parti, secondo te, dell'esperienza ci possono ispirare o sono riproducibili in un contesto che non ha il sistema politico britannico, non ha il sistema elettorale britannico, non ha un partito come il Labour, ma ce ne sono altri con delle fattezze, delle caratteristiche differenti? Insomma, cosa ci può insegnare Momentum per una politica che torni a abbracciare gli interessi dei ceti dei lavoratori, delle persone comuni contro le lobby, contro i vari poteri forti, eccetera, eccetera, e magari in particolare anche in Italia, secondo te, che cosa ci può dire, ecco? Sì, diciamo che il capolavoro che è riuscito a fare Momentum, ma in generale per un lungo periodo l'esperienza di Corbyn è stata quella di riuscire a tenere insieme tante istanze e soprattutto anche con un rapporto stretto con le unions e i sindacati, che sono stati fondamentali per dare un appoggio organizzativo, economico e logistico alla campagna di Corbyn e anche a Momentum. Diciamo che il momento decisivo per l'esplosione della campagna di Corbyn è stato sicuramente l'appoggio dei più grandi sindacati. È lungo spiegare perché, ma diciamo che a un certo punto, siccome gli altri leader si danno quasi come obiettivo quello di dire che loro vinceranno senza il sostegno dei sindacati, a quel punto i sindacati si buttano tutti a capofitto su Corbyn, in particolare lo Unite e Unison, che sono i due sindacati più grandi. A quel punto lì, considerando anche la potenza economica di quei sindacati, la campagna di Corbyn ha degli strumenti importanti e diciamo che anche avendo a disposizione questi strumenti, l'Hazeman e il suo gruppo riesce a costruire questa rete di cui parlavo prima. Diciamo è il capolavoro che è stato fatto da Momentum almeno fino al 2018, poi diciamo la conference del 2018 ha segnato una rottura tra sindacati e Momentum, e infatti è stata poi tra virgolette, la decadenza della leadership di Corbyn che ha perso il sostegno fondamentale. Però diciamo che fino a quando queste due istanze, quindi le istanze di una politica più radicale, più vicina alle istanze della base, con l'appoggio logistico, economico e anche di lobbying interna dei sindacati, diciamo, tenere insieme queste due cose è stato importante. Diciamo che per l'esperienza britannica questa cosa è un po' più semplice, nel senso che si è mantenuta, diciamo, una struttura, se vogliamo, un po' più ottocentesca, soprattutto per quanto riguarda le relazioni industriali, quindi non esistono sostanzialmente sindacati confederali, quindi non c'è diciamo i grandi sindacati che riuniscono le varie sigle, ma ci sono i grandi sindacati nazionali che diciamo che sostanzialmente sono delle grandi corporazioni sulle singole mansioni. Diciamo, questo rende un po' più ovviamente più frastagliato il panorama sindacale, perché ovviamente ci sono decine di sigle in base a alle varie, diciamo,
alle varie come, mansioni. Un po' come, scusami, se non esistesse la CGIL, ma esistessero FIOM, FILCAMS. Esatto, così. Esatto. Non c'è, sì. Non c'è più, non c'è quella, diciamo, non c'è mai stata... la, diciamo, c'è il Trade Union Congress che diciamo è un livello superiore che li unifica tutti, che però non ha, diciamo, all'interno del Trade Union Congress le singole union hanno tantissima autonomia, poi non esistono i contratti nazionali di lavoro, ma c'è una contrattazione molto diversa, quindi diciamo che il panorama è molto più frastagliato. Questo rende complicate certe cose, adesso la storia della Gran Bretagna è lunga, poi diciamo che rende più complicato il rapporto anche col governo laburista, quando c'è il governo laburista, non essendoci i soggetti unici con cui rivolgersi, però dall'altro lato, in occasioni come questa, rende un po' più facili le relazioni, perché appunto si possono fare campagne sulle singole istanze, e quindi è anche più facile per organizzazioni e movimenti come Momentum avere un appoggio su quel tipo di campagna, su quel singolo tema con quel sindacato, organizzare un'altra campagna con un altro sindacato. Questo rende meno burocratici i rapporti, rende un po' più agevole fare le campagne sulle singole istanze, e questo, diciamo, finché è durato in maniera sinergica questo rapporto anche con le organizzazioni sindacali, ha reso, diciamo, l'esperienza di Momentum molto più, gli ha dato momentum, appunto, gli ha dato sempre più slancio. Poi le cose si sono un po' ingarbugliate quando Momentum ha cercato di cambiare le regole di selection, cioè di selezione dei candidati al Parlamento, sempre con l'idea di spostare sempre più il controllo alle sezioni locali, togliendo il potere centralizzato di Londra nella selezione. Questo ovviamente si è scontrato con gli interessi sindacali delle singole sigle, che hanno invece interesse di mantenere un certo controllo centralizzato sulla selezione, perché appunto i sindacati più potenti hanno, tra virgolette, diritto a un tot di candidati, quindi hanno interesse che vengano scelti centralmente, non dalle singole sezioni. Quindi, diciamo, quando nel 2018 è stata portata questa riforma alla conference, si è rotto un po' perché i sindacati hanno votato contro, mentre invece al momento è sostenuta la campagna, la legge, la proposta non è passata, e lì, diciamo, si è un po' c'è stata la frattura del movimento, della leadership di Corbyn, diciamo, non si è sostanzialmente più sanata su questo tema. Quindi diciamo che sicuramente diciamo la capacità la cosa più interessante è stata quella di riuscire a tenere insieme tante istanze e tante generazioni, perché, come appunto dicevo, sia in Momentum che nella campagna di Corbyn ci sono i grandi vecchi, ci sono le grandi personalità nazionali, che però si mettono a disposizione anche delle istanze della base, le portano avanti con un focus proprio sul tentativo di rovesciare la piramide, diciamo. Invece spesso invece sul livello della sinistra italiana, invece è sempre più difficile, c'è sempre più uno scollamento tra i grandi vecchi, le grandi organizzazioni rispetto alla base. È sempre più complicato tenere insieme le istanze, anche se vogliamo più velleitarie, dei movimenti di base, dei giovani, rispetto a diciamo gli obiettivi delle grandi organizzazioni. Appunto, una delle cose più interessanti di Corbyn e del movimento in questo momento, mi è stato decisivo, è stato che per 4 anni, almeno 3 anni e mezzo, si sono riusciti a tenere tutto insieme. Quindi, quando si riesce a tenere questi vari livelli tutti assieme con compattezza, diventa una forza importante con cui tenere conto. Certo, poi dall'altro canto, proprio perché a un certo punto sembrava che Corbyn fosse a un passo da Downing Street, questo ha creato poi una reazione molto forte dall'altro lato, e questa è una delle cose che fondamentali anche da imparare dall'esperienza di Corbyn, secondo me, anche della violenza con cui ci si è rivolti contro Momentum, che è stata definita un'organizzazione di teppisti, di violenti, proprio perché una delle... Ma delle, diciamo, da dentro il partito, scusami, o da fuori? Sia da dentro che da fuori.
sia dalla parte della destra del Partito Laburista, che diceva che appunto il fatto che Momentum si organizza, c'è stato un'esperienza di un collegio, di un consiglio comunale, che per esempio un consiglio comunale di un quartiere di Londra che voleva votare a favore di una, diciamo, di un progetto urbanistico di stampo speculativo, diciamo. La maggioranza laburista, che era della destra, dei consiglieri, voleva votare a favore di questa, diciamo, tra virgolette, speculazione edilizia. Momentus organizzato una campagna di pressione, ha fatto in modo che questa cosa non passasse. Ovviamente, se dal punto di vista della narrazione di Momentum era un tentativo di portare le istanze della cittadinanza di sinistra, in generale del quartiere, contro questo progetto, la destra laburista dice: hanno organizzato la Teppaglia che veniva a minacciarci perché dovevamo votare come dicevano loro. Quindi, diciamo, questo è un esempio piccolo. Ovviamente invece a livello più a livello nazionale abbiamo avuto la Theresa May che definiva Corbyn un nemico del popolo, le accuse di antisemitismo, le accuse di vicinanza con i terroristi. Ecco, chiaramente Momentum veniva visto come il braccio armato del corbinismo, quindi chiaramente uno dei temi centrali, che appunto la politica radicale, specie con il tipo di media che in Gran Bretagna è ancora più drammatica la situazione, ma anche in Italia, chiaramente poi porta una reazione forte, che appunto porta a dipingere poi politiche estremamente blande dal punto di vista reale dei contenuti, perché i programmi di Corbyn sono banalmente socialdemocratici, non c'è veramente nulla di particolarmente radicale. Cioè il programma di Clement Attlee del 45 rispetto al programma di Corbyn oggi verrebbe dipinto come Unione Sovietica, voglio dire, nazionalizzare tutte le grandi industrie, creare il servizio sanitario nazionale totalmente gratuito. Cioè sono delle cose che adesso verrebbero dipinte, adesso dopo la crisi del Covid un po' meno, però diciamo nella fase più acuta del neoliberalismo che abbiamo vissuto negli anni 10, proposte del genere verrebbero appunto dipinte come staliniste. Quindi diciamo Corbyn invece, che ha proposte molto più blande da questo punto di vista, è stato definito broadband communism la sua proposta di garantire agli anziani in particolare l'accesso gratuito alla fibra veloce. È una proposta che adesso, che dopo il Covid, ci siamo resi conto di quanto differenza ci sia nella qualità della vita per l'accesso a internet veloce, e quanto quella proposta sia quasi di buon senso, altro assolutamente non radicale, certamente non comunista nel senso dispregiativo in cui è stata dipinta in quella campagna elettorale. Assolutamente. Ti ringrazio molto, Domenico. Abbiamo parlato di Momentum, il suo rapporto con i sindacati, il maggior coinvolgimento dei giovani, la sua capacità di tenere istanze diverse e soprattutto di rimanere un po' sul margine, cioè essere un'associazione che stava fuori del partito ma un po' anche dentro, e quindi cambiava gli equilibri interni. Questi quattro punti, secondo te, riassumono un po' quello che hai detto, o ho lasciato fuori qualcosa di essenziale? No, sei stato molto più sintetico di me. Tu hai spiegato molto nel dettaglio. Ti ringrazio. Ringraziamo tutti quelli che sono collegati con l'urgenza. Rimanete con noi sugli altri video e ciao a tutti. Ciao.